Torna al successo l'Ovidiana che al Mezzetti batte il Castronovo per 4-1. Il successo serve a raggiungere in classifica proprio il Castronovo che aveva 3 punti in più. Le reti tutte nella ripresa dopo il primo tempo terminato 0-0 con Massimo Di Pietro che aveva fallito un calcio di rigore. Nel secondo tempo al terzo è Matteo Pacella che sblocca il risultato. A seguire una doppietta di Di Pietro al 26esimo e al 31esimo. Dopo il primo gol di Di Pietro c'è da registrare l'abbandono del campo da parte del portiere del Castronovo. Litigi tra alcuni giocatori ospiti che in precedenza avevano fatto registrare un episodio davvero insolito con un giocatore che, toltosi la maglia, stava uscendo dal campo ma è stato poi convinto a rientrare. Rientra e si becca l'ammonizione. Stigmatizza gli episodi il capitano del Castronovo, Silvano Cicchinelli. Gli episodi che sono stati scandalosi, chiedo scusa a tutti. Stiamo rivedendo tutta la, a livello societario anche di mettere fuori qualche giocatore perché abbiamo fatto veramente pietà, cioè nel senso non siamo stati degni di indossare la maglia del Castronovo. Il gol di Massimo Di Pietro per il 3-0 ha dato la svolta all'Ovidiana. Al 34esimo il Castronovo accorcia le distanze, ma al 92esimo Giuseppe Natale sigla il definitivo 4-1. C'è stata una bella prova di reazione da parte dei ragazzi. Sono contento di questa partita, abbiamo dominato 90 minuti nonostante il Castronovo ha 3 punti di vantaggio su di noi. Speriamo di continuare così tutte le partite, vediamo sabato cosa succederà. È stata una partita interpretata molto bene dai ragazzi, nel primo tempo abbiamo provato a giocare la palla anche su un campo molto difficile, però nonostante tutto ho visto grande impegno da parte di tutti e siamo stati fortunati a sbloccare nel secondo tempo su un errore loro e poi la partita è stata in discesa perché è stata ben giocata da tutti quanti. L'importante è seguire il mister perché comunque è una persona abbastanza preparata, è stato molti anni nel mondo del calcio e quindi l'importante è seguirlo. Aspetti da migliorare ce ne sono sempre e ce ne saranno sempre, però comunque la forza di questa squadra è proprio il gruppo e quindi penso che alla fine l'obiettivo sarà raggiunto senza problemi da parte di tutti i ragazzi. L'Ovidiana raggiunge così il Castronovo, obiettivo playoff per entrambi. Cercheremo in tutti i modi comunque di fare quantomeno i playoff perché Prato La Peligna credo che sia andata avanti, non ci sia nulla da fare perché ha preso piede proprio e secondo il mio parere vincerà con qualche punto pure di differenza alla seconda. Anche la gara odierna ha fatto registrare il successo di pubblico per una gara di terza categoria. Il parcheggio della Potenza con molte auto dimostra l'affluenza avutasi anche oggi.